Ciao a tutti, benvenuti su Cose Cinesi, io sono Diego, non siete iscritti al canale, schiacciate iscriviti e premete anche la campanellina così vi arriveranno, stai zitta, le notifiche per i prossimi video che caricherò. Nel video di oggi vi parlo di lei, questa cosa che mi sta bippando tra le mani, che cos'è? Si chiama Wheelock, è una serratura smart che è praticamente universale, va bene per i portoncini d'ingresso delle nostre abitazioni, va a sostituire quella che è la nostra serratura a cilindro che abbiamo normalmente nei nostri portoncini con un sensore di impronte digitali. Me la sono per ben studiata, adesso ve ne parlo un po', a fine video la installerò e vi darò le mie impressioni di utilizzo dopo un po' di giorni che l'avrò montata. Eccola la protagonista del video di oggi, proprio Wheelock, serratura disponibile in due versioni, quella che ho io è con impronta digitale, altrimenti c'è quella con tastierino numerico a combinazione. Serratura elettronica con impronta digitale che va completamente a togliere quello che è l'utilizzo della chiave sui nostri ingressi, sui nostri portoncini di ingresso. La prima cosa che vi voglio dire è che quando l'ho aperto la confezione, che tra l'altro è veramente ricca, adesso vi mostro tutto quello che c'è dentro, insomma ho avuto l'impressione di una cosa estremamente solida, molto molto pesante. Infatti è costruita quasi interamente in acciaio inossidabile e lo si avverte quando si prende in mano, insomma c'è un bel peso, sembra un piccolo peso di quelli da palestra. È compatibile con porte da 7,4 a 11 cm di spessore, infatti è regolabile. La parte interna, che è questa maniglia qui, si può sfilare, c'è un piccolo grano qui che chiude tutto, con una delle chiavette in dotazione, questo qui può essere tirato fuori della misura che ci serve per poter essere quindi allargata ed essere inserita in un portoncino fino a ben 11 cm di spessore. La parte esterna invece ha ovviamente il sensore di impronte che non è cinese ma è bensì di provenienza svedese, ha una copertura in acciaio inossidabile mentre l'interno è fatto in ABS. Qui dentro c'è la parte di elettronica e quindi anche le tre batterie, ci sono tre mini stilo che alimentano questo cilindro smart. Come vedete in condizioni di default il nottolino che è questo elemento qui in acciaio è collegato solo al pomolo interno, cioè solamente da dentro ovviamente riusciamo ad agire sulla serratura e quindi poter aprire la porta. Il pomolo esterno, che è quello cioè che ha l'impronta digitale, vedete, è libero, è sciolto, questo non fa niente, non va ad agire sul nottolino. Quello che fa l'impronta digitale è collegare la manopola al nottolino, cioè quando la maniglia riconoscerà che siamo uno degli utenti con il permesso di apertura, il movimento non sarà più sciolto, ma la maniglia, una volta attiva, diventerà un tutt'uno e quindi anche il nottolino, vedete adesso le due maniglie girano completamente perché era abilitata l'apertura. Quindi, in soldoni, l'impronta digitale collega la maniglia esterna al nottolino che poi va a agire sulla serratura e vi consente di aprire la porta. Possiamo agire sulla nostra maniglia, sul nostro cilindro smart, in tre maniere. O con l'impronta digitale, o con uno dei due telecomandi che ci vengono forniti nella confezione, oppure attraverso l'applicazione installabile sullo smartphone. Via Bluetooth possiamo aprire, quindi sbloccare la serratura e permettere l'apertura della porta. Tra parentesi, la funzione Bluetooth della nostra maniglia smart può essere anche disattivata, quindi se uno non vuole usare la funzione Bluetooth, attraverso il menu di gestione che vi mostro tra un secondo della maniglia, possiamo spegnere la funzionalità Bluetooth. Quindi escludiamo completamente l'applicazione, quindi la gestione della serratura e del cilindro attraverso il nostro smartphone. Tutta la programmazione viene fatta proprio con questo spillino. Infatti qui sul davanti ci sono due forettini, uno a destra che ti mostra la versione del firmware installato sulla nostra serratura smart e quello a destra invece è quello che consente la programmazione. Con clic ripetuti inserendo il PIN qui nella serratura impostiamo prima di tutto l'impronta dell'admin, di chi insomma installa la serratura, del capo famiglia. Da quel momento in poi, quando abbiamo inserito la prima impronta digitale, qualsiasi altro intervento sul menu di impostazione richiederà prima di tutto l'applicazione dell'impronta dell'admin. Quindi una volta che ho impostato la mia impronta, che sono il proprietario della maniglia, qualsiasi altro intervento richiede che io sia presente e che metta il dito per poter aggiungere altre impronte o fare altre cose. E quali sono le altre cose che si possono fare col nostro cilindro smart con lo spillino? Intanto vi dico che vediamo tutto nel display che c'è qui nella parte superiore. Qui c'è un display che ci dice quale operazione stiamo facendo.
Quindi, inserendo lo spillino nel foretto di sinistra, possiamo premere un po' di volte e possiamo entrare nel menu di configurazione, attraverso il quale possiamo aggiungere impronte dell'amministratore e ne possiamo aggiungere fino a 3, oppure aggiungere impronte utenti, che sono i normali utilizzatori di casa, della porta, quindi io sono l'admin, tutti gli altri saranno utilizzatori normali, e possiamo aggiungere fino a 999 impronte, quindi abbiamo un ampio parco di utilizzo di questa serratura. Possiamo ovviamente cancellare alcune impronte digitali che abbiamo messo, quindi poter impedire a qualcuno che aveva l'impronta di entrare nella nostra porta. Possiamo aggiungere, quindi se vogliamo acquistare più telecomandi di questo tipo, possiamo aggiungerli, quindi farli riconoscere dal nostro cilindro alla nostra serratura, in modo che possiamo fare entrare persone esterne che siano in possesso di questa chiave elettronica, chiamiamola così. Attraverso il menu di configurazione possiamo anche definire quanto sia il tempo utile di apertura della porta, cioè una volta che noi abbiamo messo l'impronta, la maniglia esterna diventerà un tutt'uno con il nottolino e quindi possiamo aprire la nostra porta. Questo può avvenire in un certo tempo, possiamo impostare da 5 a 15 secondi, quindi a seconda di quanti giri uno deve fare possiamo impostare un certo tempo di azione. E come vi dicevo, tutto questo avviene perché qui dentro ci sono 3 batterie stilo, ma e se vi chiedete, ma se finisco le batterie non c'è problema, perché sotto questa porticina nera c'è una porta USB, quindi con un semplice power bank possiamo alimentare il tutto e sbloccare la nostra porta. In ogni caso, quando le batterie raggiungono una carica residua del 20%, ci viene scritto qui nel display al primo utilizzo che la batteria si sta scaricando, e anche nell'applicazione, se abbiamo il Bluetooth abilitato, ci viene l'alert che la batteria ha solo il 20% di carica residua. Mi vengono in mente infiniti campi di applicazioni che non sia la semplice casa, insomma la semplice abitazione. Diciamo che se uno ha un posto dove ci sono persone che vanno e vengono in continuo, può essere molto comodo invece di lasciare a loro la chiave, poter abilitarli con un'impronta, in modo che una volta che non devono più venire ed entrare nei nostri spazi, rimuoviamo l'impronta e quindi queste persone non entrano più, e quindi ci togliamo quello che può essere il pensiero di avere in giro chiavi della nostra casa. Un utilizzo perfetto in questo senso può essere un Airbnb o comunque un appartamento che diamo in affitto. La parte esterna ha una protezione P44, quindi ok con pioggia e polvere, anche se non è particolarmente indicata per essere esposta in luoghi particolarmente soggetti ad agenti atmosferici, perché ovviamente essendoci dentro le batterie la loro durata potrebbe ridursi in caso di temperature troppo alte o comunque di pioggia continua. Insomma, è un gadget che mi piace e mi interessa parecchio, non vedo l'ora di installarlo, anzi adesso vado subito a montarlo e poi tra un po' di giorni vi dirò come è stato utilizzare questa serratura di WeLock. Ed ecco che quindi dall'interno potremo sempre chiudere e aprire la porta in ogni caso, mentre da fuori il pomolo girerà liberamente. Invece, inserendo un'impronta digitale, facendoci riconoscere dalla nostra maniglia smart, allora, solo da allora, potremmo agire sulla serratura e poter aprire il nostro uscio di casa. Ed eccomi qua dopo un paio di settimane di utilizzo di questa serratura che, devo ammettere, quando l'ho montata sulla porta di casa ha generato un po' di dissapori in famiglia. Moglie e figlia non erano tanto felici di questa nuova gestione dell'ingresso. Però dopo qualche giorno anche loro si sono dovute ricredere e adesso veramente utilizzano in maniera molto efficiente e pratica questa nuova serratura, questa nuova maniglia. Si sono abituate subito e in fretta. Io ho rinunciato veramente volentieri alle chiavi di casa perché sono sempre state una cosa che odio, specialmente per il fatto che è già successo che ci siamo chiusi fuori almeno 3 o 4 volte nel corso degli anni. In questa maniera ho finalmente sistemato la faccenda. Non possiamo più chiuderci fuori perché le serrature le abbiamo sempre con noi. Io ne ho 3, visto che ho memorizzato 3 impronte mie personali. C'è una cosa che però vi devo dire che non mi è piaciuta di questa serratura. Promuovo il telecomando, fantastico, comodissimo, lo dai alla mamma per entrare, lo dai a chi vuoi, insomma non serve più dare le chiavi, dai loro questo ed è come avessero la chiave, quindi riescono ad entrare anche quando non ci sei. Fantastico, l'impronta digitale non sbaglia un colpo, perfetto. L'applicazione Bluetooth invece fa pietà. Funziona perché funziona, però
l'accoppiare la serratura all'applicazione, lo sblocco della serratura con l'applicazione è troppo macchinoso, quindi io vi sconsiglio proprio di poter sfruttare questa opportunità del Bluetooth. Infatti dopo un po' di giorni ho addirittura spento il collegamento Bluetooth dalle impostazioni della maniglia, perché è inutile che resti acceso se tanto non viene usato. Quindi lato Bluetooth non mi è piaciuto, tutto il resto mi è piaciuto alla stragrande. E ora ditemi voi che cosa ne pensate di questa serratura, di questo cilindro smart che ho montato in casa, che tanto aveva suscitato scalpore in famiglia, ma poi invece è stato acclamato un po' da tutti. Se avete esperienze in merito, scrivetemi sotto nei commenti. Vi ricordo che in descrizione c'è il link con un codice sconto che vi fa portare a casa questa serratura a poco prezzo, quindi se volete dargli una possibilità potete farlo, tanto eventualmente, visto che è venduta da Amazon, potete renderla senza difficoltà se non vi è piaciuta. E se siete arrivati a questo punto, schiacciate mi piace, iscrivetevi magari al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!